Baldi contro Granny, la sfida eterna delle creepypasta moderne. Chi vincerà in questo torneo della massima importanza? Oh, che cacchio fai? Ti sto sparando. Ma che mi vedi? Anna, ma come sei brutta con quell'aspetto di Granny. Che schifo che ma ti sei visto tu con quei labbroni giganti rossi, gli occhietti sporgenti e la faccia gialla da Baldi? Guarda che Baldi è più bello di Granny, scherziamo, scusa. Effettivamente hai ragione. Guardati ma... come sei, che schifo. Ma comunque sembri... io non vorrei dire, però capisco il caldo, capisco l'estate e la voglia di piscina. Ma io questa piscina piena di Granny non mi ci voglio mica buttare. E invece dovrai proprio buttarci, così come io dovrò buttarmi in questa piscina piena di Baldi. Ma ti dico che i blocchi di Granny e Baldi dovrebbero essere abbastanza accoglienti. Giusto qualche insidia, qualche pericolo, ma roba che due apriblocchi come noi non avranno difficoltà a fronteggiare. Guarda, te ne do una dimostrazione. Mi tuffo per primo. Ok. E apro il primo, guarda, hai visto? Niente di preoccupante. Una fornace. Hai visto? Ok, allora provo anch'io. Aspetta, aspetta. Mi piacciono le fornaci. Questo. Vedi, vedi, vedi. Roma, vero. Tranquilla, no? Tranquilla. Proviamo un altro? Vai, qui. Hai visto? Un battagliero di Baldi. Uno stratega, wow. E da te, da te, da te? Da me. Hai visto? Un oggetto inutile. Perfetto. Perfetto. Okay. Allora, adesso ci dividiamo. Andrà tutto bene. Non ti preoccupare. E buon apprimento, Anna. L'ultima parole famose. Ciao. Sono tranquilla, tranquilla. Ciao, ciao. Channel switched. Sì, realmente le ultime parole famose. Non è vero, ragazzi, è stato un caso. In realtà i blocchi sono terribilmente perfidi come sempre. E Anna sta per sperimentarlo. Purtroppo anch'io sto per sperimentarlo. Sì, ecco, esattamente. Tranquillo, hai detto. Mamma mia, tranquillissimo. Guarda, senti, qualcosa qui può capitare. Tornatene giù, brava, sì, e continua, ciao, ad aprire. Beh, in ogni caso sarà il momento di darci da fare. Abbiamo bisogno di buone cose per la sfida di oggi. In particolare queste pozioni fortunate possono aiutarci veramente tanto. Pozione misteriosa. Ai, ai, ai. Che male. Cosa cacchio è successo? Ma mi sono trovato dall'altra parte della piscina. E adesso? Questo è Bedrock, non posso più entrare. Ma... Anna! Dimmi! Mi sono intrappolato! Come ti sei intrappolato dove? Sono dall'altra parte della piscina! Ce la fai a salire? Ti butto dei pezzi di lana, do! Sì, aspetta, per favore! Aspetta, aspetta, guarda, ce l'ho! Ma ti pare? Ma non lo so! Vieni! Grazie! Ok, ok! Dovrebbero bastarmi, fammi vedere! Ma sono due! Scusa, aspetta, te ne butto altri! Sì, per favore, ok? Aspetta! Arrivo! Me ne manca un paio! Vabbè, vieni, posso usare questo, ok? Vieni. Grazie, senza di te non so come avrei fatto. Ok, ci sono, ci sono, ci sono. Tornatene nella tua zona da Granny. No, tu tornatene giù, ciao. Ciao. Channel switch. Ok, vabbè, però non va bene così. Però, quante pozioni, quante cose brutte. Qualcosa di prezioso, per favore. Una spada, una strega, Baba Yaga. Beh, lei è sempre presente dentro i Lucky Block. Che siano di Baldi, di Granny, aia. Di diamante o di smeraldo, Baba Yaga non manca mai. Però, Baba Yaga, però, abbi pazienza. Non ho neanche questa gran spada potente oggi, quindi mi dispiace, ma te ne dovrei stare da quella parte. Questo golem non so se ce l'ha con Baba Yaga. Probabilmente sì, e non ti conviene, mio amico golem. Oh mio Dio. Ma che cacchio ci fa questa? Aia, Anna! Ma che cacchio ho fatto? Anna! Sì? Ma che cavolo fai? Mi tiri le pozioni schifose! Non era fortunata, è una lucky potion! No, non è... Ah! Oh mio Dio! Ok, ne ho tirate un po' e sta succedendo troppo disastro! Troppo disastro! Io! Troppo disastro! È pieno di mostri! Aiutami! Oh mio Dio! Stai bene? No! Ok, ok, perfetto! Vai da Anna! Che bello, un blocco di diamante! Se l'ha beccato lei, non mi va bene tutto questo, non mi va bene. Un blocco gigantesco baldanzoso. Ok, questo mi va bene. Dobbiamo recuperare terreno, ragazzi, perché Anna ha trovato buone cose sul serio. Io la stavo prendendo in giro, ma lei è stata veramente fortunella. Una pozione misteriosa, La berrò. Non è stata per niente buona, credo. Ok, mi sento malissimo in questo momento, non mi posso nemmeno muovere. Grazie Baldi per le tue sporche pozioni. Quello è un ingannatore, io ve l'ho sempre detto, ragazzi. Lui lo sa che tutte le cose brutte succedono nella sua scuola. E guarda qua, un minuto e mezzo di tutta sta morte.
Ma che cavolo di maledizione è mai questa? Ti prego, fa che il latte funzioni. Ti prego, fa che il latte funzioni. Il latte ha funzionato. Ok, è pieno di ragni. Questi vengono da Anna. È venuto notte? Ma quando mai è successo? Aiuto! Anna! Anna! Aiuto, non vedo niente. Sì, nemmeno io. È buio. Il giorno. C'è Baba Yaga ancora qua sotto che il sta latte, combattendo. Il latte. Con un golem da mezz'ora. Oh mio Dio. Grazie, ok. Ok, possiamo ricominciare. Mamma mia. Allora, sti blocchi sono sfortunati, Anna. Ti ho detto una bugia. Non era vero niente che erano tranquilli. Sono terribili. Terribili come tutti gli altri. Mamma mia. Ok, continuiamo. Ancora io non ho abbastanza risorse per poter andare a combattere. Non so tu, eh. Qualcosina, ma niente di che. Ok, secondo me tu. Mamma mia, tu sei stata più fortunata di me, ma non abbastanza ancora nemmeno tu. Quindi continuiamo. La miseria, che sfortuna. Vabbè, fammi sapere se muori in modi orribili. Ok, dobbiamo trovare qualcosa di meglio. Non villager, non queste schifezze. Che è questa? Cos'è? Un'arma fighissima. Via, maledetti Endermite, via. La voglio. Cos'è? Spintastic. Aspetta. Butta questo. La voglio io. Datemela. Ok, l'ho presa. È buona? Che cosa fa sta cosa? Non fa nulla, taglia le cose. Ma che schifo, ma sono un paio di forbici normalissime. Ma che controllo, ma è una truffa. Vedi, se la prova a usare su Baba Yaga non è che la uccide, non le fa niente. Aia, ma lei a me sì che mi fa. Diamanti e oro, che fortuna. Aia, ok, ci sono. Baba Yaga lì da quelle parti non è per niente buona. Serve assolutamente il modo di farla finire da qualche parte. Poi che lei non morirà mai. La strega è troppo potente. A meno che non hai la spada Omega dell'altra volta. Ma credo proprio che Baldi non abbia un'arma del genere a disposizione. Maledetta strega, vai via. Vattene via, ti prego. Guarda che bella la mia spada, però impazzisce. Fa un sacco di danno. Muori, strega, muori. Oh mio Dio. Ok. Beh, almeno è intrappolata. Il problema è che io non riesco ad aprire bene i miei blocchi se lei rimane da quelle parti. Vabbè, mi sopporterò qualcuna delle sue monellerie. Aia, voglio qualche tesoro. Per favor, mi serve qualcosa in più, se no Anna mi sconfiggerà. Posso usare le cesoie però per tagliare... Aiuto! La lana, sì, che c'è? Aiuto, giganti magma cube. Ah, vedo. Vabbè. Forza Anna, ce la puoi fare. Vai. Sì, ma non sto riuscendo a prendere niente. L'unico blocco di diamanti che ho trovato mi è finito nel fuoco. Oh mio Dio, ma che cavolo succede? Nella mia zona c'è Baba Yaga. Ma quella non muore. E adesso mi sono arrivati dei blocchi di granni. Li apro, ok. È mio, qualsiasi cosa ci sia dentro è mia. Ok. Beh, ti dico la verità, io inizio ad avere qualcosa, anche questi blocchi d'oro è tutta roba mia. Quindi ti dico la verità, secondo me io sono pronto ad affrontare la sfida. Tu invece mi sembra che ancora non hai trovato abbastanza. Insomma, però dai, qualcosa ce l'ho anch'io. Porca cutrettola! Mamma! Che esplosione! Sei vivo? Sì, va tutto bene. Sono solo un paio di vermetti che mi seguono e ogni tanto la mia spada decide di sparare una TNT. Ma a parte questo, va tutto piuttosto bene. Allora, io ti dico... Diamante! Siccome hai avuto un po' meno possibilità di raccogliere tu, prenditi qualche altro istante mentre io uccido questi schifosi piccoli magma cubetti, raccogli qualche altra risorsa... E poi quando sei pronta andiamo ad affrontarci, ok? Va bene. Sono messo bene, non pensavo invece sono messo bene. Dobbiamo aumentare i prezzi, ragazzi. Scriveteci nei commenti se volete che la sfida diventi un pochino più hard. Secondo me ci sta, secondo perché... Secondo me pure. Vero, a volte mi sento troppo abbondante, vedi? Cioè, ho troppe cose. Per non parlare poi di questa chaotic potion che potrei decidere di tirare addosso ad Anna in qualsiasi momento. No, e no, fa no, degli che effetti. Cos'è? Una roba terribile, Anna, ma proprio orribile, non puoi averne idea. Ora, fammi comprare qualcosa di figo per questa volta. Stavolta direi che il fucile super potente lo lasciamo bandito, che dici? Va bene, sono d'accordo. Ok, così non esageriamo troppo. E io penso di comprarmi invece questo, che è un fucile molto molto tranquillo, che secondo me dovrebbe darti una bella possibilità. E magari pure un fucile da cecchino mi prenderei. Sì, penso che possa essere una scelta adatta
Ok, io sono pronto, Anna. Magari anche un fucile a pompa, sì. Voglio anche un fucile a pompa, visto che ho in abbondanza risorse. E poi mi prendo anche una bella armatura e mi prendo quella di ossidiana. Ti consiglio di fare altrettanto, eh. Bella sì, potente. Sì, ho già fatto. Però non ho preso quella di ossidiana, ne ho presa un'altra. Va bene, va che bene. Mi sa che non hai mai visto. Davvero? Quella di ossidiana è strabuona, mi ha dato una fila in più di cuori. Sarò tosto, Anna, tosto. Va sì, a vedere. Lo so. Aspetta. Intanto ricarico, eh. Guarda qua. Ora mi tolgo questa. Ok, prego, prego. È l'armatura di magma quella. Potrebbe essere effettivamente valida. Qual è la sua abilità speciale? Mi dà fuoco? Forse? Sì, se non sbaglio sì. Proviamo, vieni qua. Vieni. Aspetta. Sì, mi ha dato fuoco. Visto? E anche parecchio danno mi ha fatto, Sì. Potrebbe essere effettivamente valida. Ok, allora tra 3, 2, 1. Si dia inizio alla festa, Anna. Inizio alla festa. E questa volta vinca il migliore. Baldi contro Granny. La sfida eterna delle creepypasta moderne. Chi vincerà in questo torneo della massima importanza? Oh, che cacchio fai? Ma che ti mi sto vedi? Sto sparando. Ma dove sei? Sono sotto. Ti ho visto arrampicarti sulla ruota panoramica. No. Vai via. Aia. Porca miseria. Vai via. Via. Guarda come sei aggressiva però. Non si fa così, Non si fa. Brutta, Anna. Brutta. Dove sei? Certo. Mica mi voglio far abbattere. Ma guarda che devo Baldi è molto. Devo mantenere alto il mio nome di vecchietta grande. Ma tra l'altro non sei più la vecchietta, Anna, No? No, ti vedo normale. Hai abbandonato le tue vesti da nonnina? Ma torna giammai. Nonnina. Torna subito nonnina. Fatti vedere. Eccomi fatti vedere. Qua. Vediamo. Eccola di nuovo brutta come prima, ok? Non che prima fossi molto meglio, Ehi! Aspetta. Aia, che male. Che male? Ti ho beccata io? No. Come no? No. Ma scherziamo. Altrimenti andresti a fuoco, credo. No, beh, da lontano non credo. Aspetta, mo ti vengo ad attaccare. Faccio un rush poderoso. Dove sei? Vai, via. Ho finito i colpi. Fermati, nonnina. Vieni qui. Ti ho beccata ora. Ora ti ho presa. Aia, che male. Ora ti ho presa. Aiuto, mamma mia. Beccati questo quick shot. Aiuto! No. Ho finito i colpi. Devo ricaricare. Ok? È bello perché tu non ti approfitti mai di quando io devo ricaricare. È perché devo ricaricare anch'io. Devi sempre ricaricare. Vieni qua. Sì. Beccati questa. T'ho preso? No. Sì, che t'ho preso. Pozione dove del sei? Caos. Non vedi niente, Invece sì. La mia arma segreta. Ma non ha fatto niente. È durata molto poco. Ma che t'ha fatto? Tipo, t'ha accecato per un attimo, no? Sì. Interessante. Becca questo. No! Double boom boom. E a terra Granny. Vabbè, ma che razza di arma hai usato? Era la fucile a pompa. Quanti cuori avevi? Ma io avevo quasi tutta la vita. Ma come hai fatto? Ma che di nuovo? Abbiamo trovato un'arma super potente e imbattibile, mi stai dicendo? No, è semplicemente che me l'hai usato in faccia. E ti ho dato una doppia pompata, tipo così. Pam pam. È stato veramente oppure potente. Oppure così. Pam pam pam. Anna! No! No, ok? No. Ok. Ok, Baldi, mi degrannizzo. Baldi ha vinto la sfida. No, non ti devi degrannizzare. Rigrannizzati immediatamente. So che come aspetto ma non mi sento massimo. Brutta e orribile. Lo sei. In ogni caso, per questa volta non mi sparare, se no ti uccido. No. Questa volta ha vinto Baldi. E a quanto pare i suoi blocchi sono più cattivi. Non lo so in realtà. Più buoni di quelli di Granny. Di sicuro io ho sparato meglio, credo. Però stavolta. Come al solito. Non è vero, qualche volta sei brava anche tu. Ops, mi è partito un colpo. Però stavolta vi auguriamo una buona giornata. E Lion e Anna out.